È stato chiesto espressamente di ricollegare il discorso al tema della giornata della memoria e io ho qualcosa da dire anche sulla giornata della memoria in quanto tale, in quanto operazione politica che cerca di mantenere viva una memoria storica, un'operazione che sempre, ogni volta che viene fatto, è sempre ambigua e sempre pericolosa, perché attraverso la giornata della memoria si sceglie che cosa ricordare e che cosa non ricordare, o si dimentica di ricordare alcune cose. In particolare sulla tematica della Shoah, del tentato sterminio degli ebrei da parte del nazismo e dei suoi alleati, si rischia di dimenticare che il genocidio degli ebrei è soltanto un anello di una catena in una serie di atti di genocidio compiuti dalla civiltà occidentale, diciamo dall'Ottocento in poi. E esiste una teoria politica che è tipica dell'ala destra degli israeliani, che sostiene l'unicità della Shoah ebraica. Addirittura per un certo periodo si usò il termine molto sbagliato olocausto, che è quello a cui fa riferimento il titolo dell'incontro di oggi, omocausto. L'olocausto è un sacrificio rituale in cui la vittima viene bruciata interamente, sacrificata interamente a Dio. E quindi paragonava la Shoah a una specie di sacrificio religioso. Questo è un concetto molto sbagliato, perché la persecuzione nazista fu svolta sulla base di motivazioni razziali, non religiose, e quindi tendeva a spostare l'attenzione verso un aspetto sbagliato. Giustamente oggi si preferisce il termine Shoah, che indica catastrofe e cose del genere. E dico, è sbagliato presentare la Shoah ebraica come un fatto unico nella storia umana, un crimine senza pari nella storia umana, perché non è affatto unico. Noi, per esempio, le nostre giornate della memoria non si ricordano mai del genocidio degli Herero in Sudafrica. Adesso non ho le cifre qua, ma comunque le trovate facilmente su internet, perfino su Wikipedia, figuratevi, che credo furono sterminati al 97% dai tedeschi. E molti lo considerano come la prova generale della Shoah, perché l'indifferenza con cui i tedeschi poterono sterminare un'intera popolazione africana senza che nessuno dicesse niente, dimostrò che, fatto in un certo modo, lo sterminio può essere fatto tranquillamente. La seconda prova generale fu il genocidio armeno da parte dei turchi subito dopo la prima guerra mondiale. Anche qui non solo compiuto nell'indifferenza, ma è un fenomeno che un secolo dopo è ancora controverso. In Russia è ancora proibito parlare di genocidio armeno. In Francia è stata fatta una legge che vieta di negare l'esistenza del genocidio armeno. Tutto questo ci dimostra come queste memorie sono in realtà atti politici. Non sono semplici atti di ricordo di qualche cosa che è scontato. Dopo parleremo anche del fenomeno del cosiddetto negazionismo. E pensiamo ancora alle cosiddette Congo atrocities che si svolsero in Congo da parte dei belgi. Si calcola che i morti siano stati tra i 5 e i 7 milioni, quindi più del numero di persone morte nella Shoah ebraica. Perché vi sto facendo questo discorso? Per dire che una celebrazione troppo rigida della giornata della memoria ci porta a dividere le vittime in buone e cattive. Le vittime di un certo tipo sono buone, le possiamo commemorare e altre no. Gli omosessuali sono stati a lungo una delle categorie di vittime cattive. C'è stato un lungo periodo di scontri fra il movimento gay e la comunità ebraica, la comunità dei partigiani, che non volevano riconoscere l'esistenza di una persecuzione nazista nei confronti degli omosessuali. Io adesso vi farò, se vorrete mi riprendere, farò girare alcuni testi che chi di voi volesse avere una maggiore documentazione può trovare o in libreria o in edicola o in biblioteca. Questo testo di Jean Lévitou, Triangolo Rosa, è un testo che racconta nei dettagli come in Francia il movimento gay arrivò quasi alle mani con la comunità dei deportati per poter semplicemente mettere dei cesti di fiori davanti al monumento del deportato. Quindi anche la memoria della deportazione delle persone omosessuali è stata una memoria negata. E questo perché gli omosessuali sono stati l'unica minoranza
forse assieme agli zingari, che dopo la Seconda Guerra Mondiale ha cercato di nascondere il fatto di aver subito la deportazione, anche perché caduto il Terzo Reich l'omosessualità continuava a essere un reato in Germania. La commissione che ha denazificato il codice penale tedesco ha fatto una piccola eccezione, ha lasciato fuori l'inasprimento del paragrafo 175, che era il paragrafo che puniva gli atti omosessuali tra adulti consenzienti. Non a caso paragrafo 175 si intitola questo documentario del 1999, che ha fatto in tempo a intervistare gli ultimi sopravvissuti dei lager nazisti dove erano stati internati per omosessualità. E questo, ripeto, se volete poi li fate girare. Allora facciamo che presento subito tutti i libri in modo che puoi fare l'unico. Sì. C'è stata una deportazione anche in Italia, di cui adesso parlerò brevemente. Un tentativo di scimmiottamento da parte del governo fascista delle leggi razziali che ha portato al confino politico 95 persone, già il numero è piccolino, ma non dimentichiamo che accanto c'erano centinaia di persone deportate come confinati comuni per omosessualità. Il migliore saggio che ne tratta è quello di Lorenzo Benadusi, Il nemico dell'uomo nuovo, l'omosessualità nell'esperimento totalitario fascista. Di tono un poco più divulgativo è la ricerca che hanno fatto Gianfranco Goretti e Tommaso Giartosio, La città e l'isola. Benadusi è uno storico che ha trattato l'argomento da un punto di vista asettico storico. Loro due invece sono militanti gay, fanno parte delle famiglie Arcobaleno, vengono ai Gay Pride e hanno cercato di ricostruire una comunità, in particolare la comunità di Catania, da cui proviene una gran parte degli confinati politici, attraverso il punto di vista di persone che hanno condiviso l'esperienza di queste persone. E poi questo Resistenze lesbiche dell'Europa nazifascista, curia di Paola Grasso, è l'unico testo che in italiano, perché poi in lingue straniere ce ne sono tanti, che affronta anche la questione delle donne all'interno di questo discorso. Dico subito che io parlerò fondamentalmente di uomini, perché la storia non è politicamente corretta, anzi se c'è una cosa scorretta è proprio la storia. Il tipo di repressione inflitta a omosessuali di sesso maschile e donne lesbiche è stata completamente diversa, in quanto le donne sono state represse in base alla teoria nazista delle 3K, cucina, chiese, bambini, prima ancora che come lesbiche. Abbiamo conoscenza di qualche caso di donna lesbica mandata nei campi di concentramento, ma come asociale, triangolo nero, non triangolo rosa, in quanto rifiutava appunto di rientrare nel ruolo di madre e sposa. Quindi la repressione nazifascista nei confronti delle donne lesbiche ha seguito canali completamente diversi, meno cruenti e che quindi attraggono meno l'attenzione, ma anche più insidiosi, perché sono esattamente gli stessi canali attraverso i quali oggi le sentinelle in piedi, la Chiesa Cattolica, eccetera, cercano di imporre un comportamento, un ruolo sociale alle donne. Se vuoi puoi venirli a prendere. Allora diciamo in breve che cosa è successo, cominciamo dai fatti perché così vi è anche più facile inquadrare la cosa. Se dico qualcosa che non capisco, che non è capibile perché mi sono impappinato, ho detto delle cose strane, interrompetemi e chiedete, qua non c'è nulla di sacro, per cui discutiamolo insieme. L'omocausto, usiamo questo termine convenzionale perché ci aiuta a distinguerlo dalla Shoah o dalla repressione fascista, si innesta su una situazione di una Germania che è il paese guida della liberazione omosessuale. È in Germania che viene fondato il primo movimento di liberazione omosessuale, è in Germania che nel 1869 viene inventata la parola omosessualità, è in Germania che Karl Heinrich Ulrichs pubblica i suoi testi in cui sostiene l'esistenza non riconosciuta di un terzo sesso. Ulrich sostiene in una serie appunto di opuscoli che i sessi non sono tre, c'è un errore biologico, c'è un errore della nostra conoscenza della scienza, per cui ci sono i maschi, le femmine e il sesso intermedio, che a sua volta si suddivide in una marea di sottodivisioni che farebbero invidia ai queer di oggi. E
Per cui la persona, l'uomo, che si sente attratto verso un altro uomo, compie questo gesto non perché è immorale, non perché infrange la morale civile, ma perché è un'anima femminile dentro un corpo maschile. Similmente la donna ha un'anima maschile dentro un corpo femminile. È chiaro che qui c'è una confusione con la transessualità che è stata chiarita soltanto molti decenni dopo, ma quello che ci interessa è che per la prima volta nella storia delle persone omosessuali teorizzano se stesse, spiegano quello che loro sono, giustificano quello che loro sono, e sulla base del fatto che anche loro sono, se vogliamo chiamarli così, scherzi di natura, va bene, chiamiamoli così, comunque scherzi di natura che hanno il diritto a esistere tanto quanto ne hanno gli ermafroditi o le persone che nascono con un difetto cromosomico. Addirittura Urich si rifà alla bisessualità originaria del feto, che era stata scoperta proprio in quel giro d'anni a metà 800, cioè la scoperta che fino a una certa fase i feti umani, ma anche di altri animali, sono sessualmente indifferenziati. È impossibile sapere, chiunque abbia avuto un parente che faceva la, si chiama la, aiuto, quella roba lì, l'ecografia, sa che il sesso prima dei 3 mesi non te lo possono dire, perché semplicemente non c'è, è una differenziazione che succede dopo. Ecco, Urich ipotizzava che potesse essere successo qualche cosa nella fase della differenziazione, per cui era rimasto un cervello maschile in un corpo femminile e viceversa. Queste tesi ci interessano relativamente poco, quello che ci interessa è la conseguenza. Nel 1896 Magnus Hirschfeld e una serie di altre persone fondano il Comitato Scientifico Umanitario, il cui motto è Per Scientiam ad Justitiam, per venire alla giustizia per mezzo della scienza e della conoscenza, e che si lancia in una campagna per l'abolizione delle leggi che punivano i comportamenti omosessuali. Attenzione, quando parliamo di punire i comportamenti omosessuali non indichiamo lo stupro o gli atti osceni in luogo pubblico, parliamo sempre di atti fra adulti consenzienti e in privato, cioè il fatto che per alcune leggi la qualità omosessuale dell'atto lo rende un reato. Va notato che l'Europa è divisa a partire dall'epoca di Napoleone, della Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese abolisce i cosiddetti crimini senza vittima, i cosiddetti reati immaginari, la stregoneria, l'eresia, la sodomia, eccetera. Cioè tutti quei reati in cui manchi una vittima che possa lamentarsene. Questa tradizione, attraverso il codice napoleonico, viene estesa a tutti i paesi che Napoleone ha conquistato, che sono fondamentalmente i paesi cattolici. Per cui abbiamo un'Europa a due marce, in cui i paesi cattolici hanno decriminalizzato più o meno l'omosessualità. In Italia, dove i Savoia iperreazionari, una volta tornati sul trono, rimettono le leggi antisodomia, ma dopo la formazione del Regno d'Italia, nel 1889, il codice Zanardelli stabilisce che l'omosessualità non deve essere punita dallo Stato, e questo per un atto deliberato, in quanto il comportamento rientra non solo negli atti privati, che sono il campo della morale, vi traduco in italiano di oggi, cioè della Chiesa, chiusa parentesi, una serie di processi per atti omosessuali farebbero conoscere questi comportamenti a tutta la popolazione, provocando un danno maggiore di quello che sarebbe il giovamento.